Cercheremo oggi di entrare più specificamente nel carisma delle figlie di San Giuseppe, perché questo atto di affidamento a San Giuseppe viene proprio fatto vivendo particolarmente il carisma delle figlie di San Giuseppe, fondate a Rivalba, in provincia di Torino, nel 1875 dal beato Clemente Marchisio, un parroco che appunto visse a Rivalba, e in questo luogo specifico ebbe l'intuizione di fondare un istituto tutto dedicato all'Eucaristia, ma che aveva come speciale padre e protettore San Giuseppe. Vivere allora l'atto di affidamento a San Giuseppe significa condividere quanto il beato Clemente ha lasciato a tutte le sue figlie. Il beato Clemente visse in un periodo storico molto particolare. L'8 dicembre del 1870 il beato Pio IX proclamava San Giuseppe quale patrono della Chiesa universale. 5 anni dopo, a Rivalba di Torino, nel paese dove lui era appunto parroco, fondò questo istituto. Perché però un istituto dedicato totalmente all'Eucaristia ha come protettore San Giuseppe? Il beato Clemente diceva così alle sue figlie: vi chiamerete figlie di San Giuseppe perché sarete le custodi di Gesù sacramentato, così come egli fu il custode del Redentore. Vivere l'atto d'affidamento al nostro padre spirituale San Giuseppe significa allora avere in sé una parte del suo specifico carisma, il carisma di fare in modo che nella Chiesa sia sempre presente la Santissima Eucaristia. Perché? Perché l'Eucaristia rende presente Gesù all'interno della Chiesa. Il culto eucaristico, allora, non va semplicemente vissuto come un atto cultuale, ma come un atto d'amore per tutta la Chiesa, così come Giuseppe ha curato gli interessi di Gesù, come diceva San Giuseppe Marello. Per comprendere questo, Giuseppe viene definito adoratore di Cristo. Il beato Guglielmo Giuseppe Chaminade così diceva: che sublime visione avere sempre il Figlio di Dio davanti agli occhi. Estasi rarissima, rapimento meraviglioso. Se San Giuseppe ha vissuto con Gesù per 30 anni, la sua vocazione era appunto una vocazione di adorazione perpetua. Per molti aspetti, la casa della Santa Famiglia di Nazareth è stato il primo monastero cristiano. Possiamo definire la Santa Casa di Nazareth una casa tutta eucaristica. San Pier Giuliano Imardi, che è il fondatore dei Sacramentini, ha scritto un bellissimo libro intitolato Il mese di San Giuseppe, che offre ottimi approfondimenti sulla vita di preghiera, ma soprattutto sulla vita di adorazione a San Giuseppe, in modo particolare come Giuseppe ha adorato Gesù. Egli così soleva dire: anche se San Giuseppe non ha mai adorato nostro Signore sotto le specie eucaristiche e non ha mai provato la felicità di comunicarsi, cioè di ricevere la Santa Comunione, ha certamente posseduto e amato Gesù in forma umana. Questo che cosa significa? Che Giuseppe ci insegna particolarmente ad essere adoratori e amanti di Gesù. Vivere dunque il nostro atto di affidamento a San Giuseppe significa proprio questo. Significa avere lo stesso amore, la stessa attenzione, la stessa cura che Giuseppe ha avuto per Gesù. E noi come possiamo viverlo questo? Appunto, nella Santissima Eucaristia. San Pietro Giuliano Aimard è conosciuto come l'apostolo dell'Eucaristia. Ed egli è stato un grande promotore dell'adorazione al Santissimo Sacramento. Come abbiamo detto, ha fondato 2 congregazioni religiose per promuovere l'adorazione al Santissimo Sacramento.
E questo che cosa ci dice particolarmente? Ci dice che il culto a San Giuseppe non è un culto fine a se stesso, è un culto che ci dice particolarmente l'attenzione a Gesù. Un altro grande amante di San Giuseppe, che è appunto San Giuseppe Marello, diceva che Giuseppe ha sempre curato gli interessi di Gesù. Ed egli così diceva: quando riceviamo la Santa Comunione, consideriamo che Gesù viene a noi come un bambino piccolo. E allora preghiamo che San Giuseppe ci aiuti ad accoglierlo come lui lo teneva tra le braccia. Giuseppe diventa dunque il modello di riferimento per ogni anima adoratrice, per ogni anima che si preoccupa di fare in modo che Gesù sia veramente presente in mezzo a noi. Ecco perché Giuseppe non solo è il patrono della Chiesa universale, ma è specialissimo modello di tutti i lavoratori, perché come ci dicono i documenti del Concilio, i lavoratori partecipano all'opera eucaristica attraverso la loro vita. È il modello dei genitori, perché i genitori sono chiamati particolarmente a fare in modo che i figli crescano, proprio come ha fatto Giuseppe nella casa di Nazareth. Ma Giuseppe è altresì modello e protettore di tutti i sacerdoti, perché fanno in modo che Gesù sia presente in mezzo a noi. Ma ci sono anche tante altre anime che in modo specialissimo si preoccupano perché Gesù sia presente in mezzo a noi attraverso la Santissima Eucaristia. Pensiamo ai sacristi, a coloro che si occupano delle pulizie della Chiesa, ai cantori, a quanti lavorano particolarmente per il culto eucaristico attraverso la pulizia e il decoro della biancheria dell'altare, attraverso il realizzare bellissime composizioni floreali perché la Chiesa sia un luogo di preghiera e Gesù possa essere amato, glorificato e onorato. Questo è il carisma specifico delle figlie di San Giuseppe, che Gesù sia conosciuto, che Gesù sia amato, che Gesù sia glorificato. Allora quanto Giuseppe diventa modello per tutti coloro che attraverso diversi ministeri e servizi sono particolarmente attenti al culto della Santissima Eucaristia? Nelle Costituzioni delle figlie di San Giuseppe troviamo scritto che le figlie di San Giuseppe sono chiamate ad amare e far amare, onorare e far onorare, servire e far servire Gesù realmente presente nell'Eucaristia. Quanto amore allora ha bisogno di questo? Chi è la Santissima Eucaristia? È l'amore a noi donato, rimasto presente nel fragile segno del pane e del vino. Quanto dobbiamo amare come Giuseppe, custodire appunto l'Eucaristia per amarla e farla amare. Impariamo anche noi allora ad essere figli di San Giuseppe per custodire Gesù Eucaristia come Giuseppe ha custodito Gesù. Durante questo percorso chiediamo questa grazia specialissima a San Giuseppe di aiutarci ad amare e a far amare Gesù così come lo ha amato lui, perché veramente la reale presenza di Gesù nell'Eucaristia possa trionfare nel nostro cuore, ma soprattutto nel cuore di tutti coloro che desiderano amare e far amare Gesù. San Pier Giuliano Imardi, più volte citato, dice: nessuno può descrivere l'adorazione di questa anima nobile, cioè di San Giuseppe. Non vedeva niente, eppure credeva. La sua fede dovette trafiggere il velo virginale di Maria. Così farà con te. Sotto il velo delle specie sacre, la tua fede deve vedere nostro Signore. Chiedi a San Giuseppe la sua ferma e incessante fede. In questo percorso ci raccogliamo e viviamo un dialogo con San Giuseppe e chiediamo la sua fede. La fede per vedere nelle specie eucaristiche
Al di là del fragile segno del pane e del vino, la reale presenza di Gesù, una presenza che desidera essere appunto conosciuta, amata e servita. Il beato Clemente Marchisio, fondatore delle Figlie di San Giuseppe, diceva: quando ho una grande preoccupazione, basta che passo 5 minuti davanti a Gesù sacramentato che mi sento migliorato. Se puoi, anche tu vai davanti a Gesù sacramentato, ma non andare da solo, vai con Giuseppe e chiedi questa grazia. Chiedi a Gesù di essere suo fratello, perché figlio di Giuseppe, e chiedi a Gesù di amarlo con il cuore del suo padre e custode Giuseppe.